Arce a ricevere sulle tacche, a muovere uno dei primi palloni della serata, prende spari in posizione frontale, manda a bersaglio la prima fiondata della serata. Torna da Moreno, fuori per Arci, il giocatore bidimensionale a disposizione dell'allenatore romagnolo. Primi tre punti della gara che arrivano in realtà in maniera piuttosto comoda, un po' già effettuata. Moreno prova a sfruttare il blocco di Arci, che poi rimane ancora una volta doppiato con Lessi, pallone che rimane molto lontano dal canestro e Boa accetta questo cambio, prova a sparargli in faccia Moreno, tiro forzato, ma se segni hai ragione tu. Più Mussini in punta per Zilli, si attende l'arrivo di Cuba che alla fine riceve aggressivo, pecchia Tomasini in uscita dal blocco, non ci penso due volte, spara da tre punti, molto ben eseguito ancora una volta. Io prova a darsi una scossa alla formazione di cabina, Tomasini prova ad andare in avvicinamento, alza la parabola, mano morbida, ne trova altri due Tomasini, falta per Toscano, aspetta Mussini, poi preferisce giocare spalla canestro contro Alibegovic, che però tiene botta, chiude il palleggio, Toscano si inventa questa conclusione allo scadere dei 24 secondi, talento, manco un pizzico di fuoco, finta il tiro, poi torna dal compagno. Il bel pallone smazzato da Zilli per Arci, appostato sul perimetro. Prova di nuovo Cuba, quasi in isolamento sull'altro lato, però torna in punta da Moreno. Arci allo scadere dei 24 secondi e però così diventa complicato. Questa fuori rischia l'infrazione di campo, la trame che poi pescano Cuba in angolo e ancora una volta allo scadere Cigold, che peraltro sarà impegnata nella finale promozione per la vinta regionale contro la pallacanestro di Sone, Dominic Arci ancora una volta. Però fa buona guardia Cremona. Allora Cento deve ripensarci, Tomasini contro Vecchiola, prova ad attaccarlo, lo step back da tre punti, impietoso Tomasini sul giovane Vecchiola. Nonostante il più 11 della squadra di Cosantino Martino, si incarta un pochino Tomasini, la trova benissimo il taglio di Marx, sfortunata anche qua la Vanoli perché per un pelo è andata, è andata vicino al recupero. Accuserete di campanilismo, ma questo è proprio fallo. Proteste vibranti di Carotti, che palla di Tomasini. Bob Cusi, scusami, si rimbalza, imbeccato bellissimo Carotti, che come detto la mano da quella distanza ce l'ha, e come soprattutto si è messo il ritmo. Tripla di Marx, se c'è un segnale all'interno di questa partita questo è. Cremona attaccherà, infatti rinuncia Cremona e al Palaradi finisce 76 a 67 a favore della Tramec 100, vittoria più che meritata.